cosa ci siamo detti. Ok. Ma è aggressiva. Però possiamo fare pure un'altra cosa. Spesso un attimo di turbamento è la prima reazione che si ha di fronte alle opere di Niro Galante. La sua non è una pittura, detto tra virgolette, facile. È fatta di immagini ombrose e fonde. Sono brusche e al tempo stesso tenaci e austere, aderenti alla realtà e al tempo stesso avulse da ogni contesto o storia. Isole di assolutezza. La pittura di Niro Galante, pur nella sua compattezza formale, presenta aspetti contrastanti, delle vere e proprie antinomie tra segno e cancellazione del segno, fra immagine e negazione dell'immagine. Se vogliamo anche tra quello che è un approccio sostanzialmente figurativo e l'uso di tecniche e espedienti caratteristici dell'informale. La pittura di Niro Galante è una pittura essenziale, di linee essenziali ma mai stilizzate. È una pittura caratterizzata da una economia di mezzi, sia nell'uso del colore, che è limitato alla gamma dei bruni e delle terre, sia anche nella definizione delle masse. Una pittura che presenta degli elementi di tensione e mostra dei ripensamenti, uno scavo interiore ma che è anche uno scavo nella materia pittorica stessa. Come esuli, fuggiaschi via dalle superfici dell'effimero, i soggetti di Niro Galante hanno un che di eroico e sacrale. Vivono un'atmosfera di sfocature e condensazioni. Le immagini di Niro Galante è come se emergessero, se scaturissero dall'accumulo e dall'amalgama di pigmenti terrosi, di colature, velature, materie sovrapposte e poi abrasioni, cancellazioni. Da questa trattazione, insieme ricca di interventi e scarna di particolari, esplode con una nitidezza quasi crudele la realtà tangibile e concreta, mescolata di terra e di destino terreno, senza orpelli o abbellimenti, addolcimenti e neanche drammatizzazioni. L'effetto che Galante così ottiene per i suoi soggetti, siano essi persone o città o elementi della natura, è di un fascino solenne, immobile e distante. Tutto è studiato per far risaltare la bellezza intrinseca dell'esistente. Bellezza che per essere vista non ha bisogno di colori, se non quelli densi e primordiali del mondo. Non ha bisogno di quinte scenografiche o di contesti e tantomeno ha bisogno di munirsi del veicolo di spettacolarizzazioni, di narrazioni, di interpretazioni o di messaggi. La pittura basta a se stessa, è il puro strumento per dire la bellezza della vita. Il perché creare un'immagine? Questa è la domanda che io mi pongo. Non a caso poi nel momento in cui la formulo cerco di azzerarla contemporaneamente perché mi rendo conto che forse non è all'altezza delle situazioni, forse non è necessaria, forse non basta, però mi ostino continuamente a cercare. Probabilmente l'immagine che più mi appartiene è un'immagine legata ad un gesto pittorico.
come dire, che enuncia attraverso la pennellata qualcosa e al contempo l'azzera. C'è quest'attimo di sospensione in cui veramente il soggetto, l'oggetto è solo un pretesto, è la lingua della pittura che parla, e trovare un senso attraverso questa negazione. Quindi in qualche modo questa continua sospensione tra credere in questo gesto, ricavandone una sorta di idea del mondo, e negarlo al contempo, perché come dicevo prima non è sufficiente. La pittura, dunque, è alla caccia di quella bruma di semiluce in cui ogni realtà esistente preserva la propria autenticità ed in cui si rifugia di fronte e contro le odierne mitologie dell'apparire. Dal bianco al nero, dalle foschie luminescenti a quelle di tenebre e ombra, dalla patina diafana al segno coprente, la pennellata arriva sempre ad un punto in cui si fa diaframma e confine e ostacolo, che però, anziché nascondere, apre dimensioni e riflessioni come ferite. L'atto del rendere invisibile qualcosa non è soltanto un espediente per mettere in risalto ciò che abitualmente non viene notato o percepito in modo estremamente sfuggente, ma a mio parere è anche una sorta di allegoria dell'arte contemporanea, se si vuole forse anche della società contemporanea, perché mette in evidenza la contraddizione appunto tra la percezione estremamente frammentaria e superficiale e quella che invece il carattere eclatante, la visibilità esagerata dell'arte contemporanea, perlomeno di molta arte contemporanea, il suo carattere, diciamo così, pubblicitario. E oltre ancora, l'immagine, ma soprattutto la sua negazione, sottolineano l'impatto sui sensi e sull'emozione. Il mondo così come lo vediamo, la realtà come sua prerogativa, sfugge, si tramuta, si lascia tenere per un attimo, ma subito si appropria di una diversa prospettiva, si lascia trasfigurare da un'altra incidenza di luce ed esperienza. Tutto il confondere e celare di Galante, in definitiva, non è altro che una cautela a lasciarsi sorprendere da quell'impressione iniziale che lega l'immagine alla sua realtà, a godere di una suggestione che è tanto più pura quanto meno è filtrata e poi sublimata da idee, vicende, da condizionamenti e convincimenti. L'immagine esiste solo per il colpo d'occhio che genera. Poi tutto è un fuggir distante di nitidezze, un annullarsi dietro sponde di bianco o di nero, un oltraggiarsi di segni rapidi e conclusivi, inganni che lasciano il segno. Ecco allora il fare di Nero Galante. Pochi colori e rapidi tratti, torbide sfumature a corrodere dalla luce al nero fisionomie e vedute. Come in un mare, ideatore di naufragi, la pittura addensa gli strati cromatici, crea forme dallo stesso turbinio a cui appartengono, ma da cui si distanziano sol con un leggero scarto di profondità. E finalmente, chi osserva non sa più in quale abisso perdersi, in quale oscurità o barlume ritrarsi per trovare il senso di umanità e consapevolezza.